Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono in un posto particolare perché qua vicino ho il centro estetico dove vado a farmi le unghie ogni mese ed è arrivato quel momento del mese dove devo farmi le unghie nuove. Ma non sono sola perché come ogni volta che vado a fare le unghie con me c'è che poi è tantissimo che non facciamo video insieme, è vero. perché ci sono i prefi e bocci che ci vengono richiesti un sacco e noi non riusciamo mai a organizzarci per farli. Però oggi sei qui in un'altra veste. Ho paura, amore. Io sono qui per vendicarmi con la mia amica, perché andrò a scegliere completamente le sue unghie di questo mese. Cioè io mi metto metto le mie mani Nelle mie mani. Io dovrò accordarmi con Benedetta, che è la ragazza che si occupa proprio delle unghie di Eleonora, e vediamo un po' che cosa uscirà fuori. Cioè lei dovrà scegliere tutto, dalla forma al colore, alla nail art, alla lunghezza, tutto. E io avrò questa mascherina bella, dove vado a fare questi sogni glossy. E tutto il tempo io secondo me mi addormenterò pure secondo me e non vedrò niente di quello che starà succedendo sulle mie unghie. Devo anche stare attenta a non toccarmele per non sentire la forma, e dopodiché faremo tipo la rivelazione e scoprirai se sono stata brava, una brava amica. Io ho o cattiva. Allora, io e Deborah abbiamo dei gusti per le unghie molto diversi, sì. E soprattutto che vanno a periodi. Quando io ho il periodo tranquillo, lei ha il periodo pazzo e viceversa. Comunque, tipo, io le ultime che ho fatto erano un po' del periodo pazzo. Infatti, ho fatto una mano gialla e una mano fucsia con tutti i pois e lo sfumato molto pasquali, anche ispirato al The Beauty Office. Che è il nostro ufficio, lo studio che ci siamo create. Questo mese io sono stata più nature, quindi che stile seguirò? Io poi con queste unghie dovrò andarci anche in vacanza, perché domani, dopodomani, insomma venerdì, giovedì, partirò per la Spagna. Spoiler ragazzi, li farò su un'unghia un toro. Dai! Sull'altra la bandiera della Spagna. Allora io direi che andiamo. Comunque secondo me è molto interessante vedere come vengono fatte. È molto rilassante secondo me. Alla fine dovrete decidere anche se le unghie che ha scelto Deborah per me sono un prefi prefi o un bocci bocci. Quindi continuate a guardare fino alla fine del video per scoprire cosa succederà. Eccoci qui arrivati da Nail Express, che è il nostro salone delle unghie. E niente ragazzi, io non penso di essere psicologicamente pronta. Abbiamo cacciato Eleonora, sono da sola con Benedetta. Buongiorno. Che la ragazza fa sempre le unghie ed è qui da Nail Express. Allora, io mi sono salvata delle foto. E abbiamo vari punti di cui parlare. Sei pronta? Sei emozionata? Molto, sono molto emozionata. Dobbiamo scegliere innanzitutto la forma. Adesso Eleonora ha le unghie a mandorla. Io ho pensato di tagliargli la mandorla e fargliele più a ballerina quadrate. Perfetto. Perché ho salvato. Questa è la forma. Esatto, e anche questa cosa che vorrei fargli fare, che secondo me sta bene soltanto sull'unghia tagliata. Questa cosa qua. Perfetto. Si può fare? Sì. Ok. Con il baby boomer sotto. Sì. Sempre. Come lunghezza gli lascerei quella che ha, tranne la punta che va tagliata. Ok. Adesso passiamo alla parte divertente, che è quella dei colori e di tutti i brillantini vari. Io ho salvato un sacco di foto, quella che vi ho fatto vedere prima, queste così tutte brillantinate con le gemmine, cioè ne ho salvate proprio tante. Lo stile è questo e tipo queste sono quelle che mi piacciono di più, quindi adesso con Benedetta vediamo un po' come farle. Questa che cos'è? Allora, questa è una polvere che va praticamente messa sopra il colore. Ok. Mentre in questa foto qui i brillantini sono incastrati dentro il gel. Ok. Quindi sì, meglio qua. Con incastrati dentro il gel. Ok. I brillantini di che colore ci stanno? Guardate quanti! Ho veramente l'imbarazzo della scelta. Allora, diciamo che questi qui possiamo anche eliminarli. Sì, pure secondo me. Perché sono scuri. Stiamo scegliendo i brillantini. Ce ne sono tantissimi. Allora, a me piacerebbe fargli una cosa anche sul bianco, dato che non lo fa mai, come le foto che ho salvato. Così almeno, perché se gliele faccio come se le farebbe proprio uguali, non c'è senso. Io voglio fare qualcosa che comunque la fa usare un po'. Quindi direi questo. Perché dato che questi sono freddini, avevo pensato di fargli o tipo un celeste chiaro. Una cosa che voglio fare a Ele è questo qui. Praticamente dovremo andare a tagliare la sua unghia. Mi ammazzerà, sono sicura.
per fargli l'effetto trasparente sulla punta. Cioè proprio trasparente, che poi va sfumato con il colore di base che abbiamo scelto, che è questo qui, che è un celestino chiaro 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 con i brillantini. Forse scelgo questi qua. Partiamo dal mignolo. Il mignolo lo lasciamo per il celestino. Sull'anulare invece andiamo a fare questa decorazione qua col baby boomer sotto. Su questo dito, ossia il medio, andiamo a fare la cosa che vi ho fatto vedere della trasparenza. Qui invece solo brillantini. Eleonora, io ti voglio bene, spero che me ne vorrai anche tu. Noi abbiamo fatto, che le dici? Io sono pronta. Secondo me ci ucciderà. Ci ucciderà, dici? Sì. Alla fine le abbiamo scelte molto sobrie. Molto, molto sobrie, naturali da tutti i giorni, proprio per un matrimonio. E allora secondo te dove sta? È scappata. Allora, abbiamo smontato le unghie vecchie, quindi è il momento. Raga, io ho paura, cioè quando toglierò questa mascherina sarà il momento in cui scoprirò tutto. Fai bene ad avere paura. Io posso dormire bene? C'è una sensazione della forma, ce l'ho, il resto non ne ho idea. Qual è la sensazione della forma? Secondo me ha scelto la ballerina. Chissà. Allora, a che punto siamo, Benedetta? Allora, adesso abbiamo fatto la forma e la lunghezza. Ok, che è questa qui. Questa qui. Però ragazzi, non vi preoccupate, per quella strana che vedete, ha un senso. Oddio, io non so e niente. Non possiamo dire nulla ora, perché lei non sa nulla. Abbiamo finito di fare la struttura. Stiamo mettendo una cosa bella. Vabbè, voi lo vedete, insomma, cosa. Questa è la cosa di cui sono più fiera, quella che mi piace più di tutte. Questa qui è l'unghia. Cioè, proprio più particolare, secondo me, è un po' un esperimento. Speriamo che gli piaccia. Io ho un sacco di ansia su questa, però sono anche abbastanza positiva. E adesso vedete finalmente il colore che ho scelto. Io intanto ho finito, invece Elena è ancora in fase di creazione. Questo è il risultato, sono molto soddisfatta per il momento. Questa è la mia prefi, secondo me gli piacerà moltissimo. Adesso Benedetta deve andare a fare questa cosa qui. Ha tirato fuori un po' di magia. Allora, bella mia. Vedi, io sto proprio a dormire. Sei rilassata? Rilassantissimo. Cosa pensi? Cioè, secondo te come te l'ho fatte? Allora, non ho la più pallida idea. Sento io, bella. Sento che tante unghie sono diverse tra loro, però si riprendono, tipo, non lo so, tipo pollice della mano destra e il pollice della mano sinistra, secondo me, capito? Si okay. Riprendono così. Non ne ho la più pallida idea dei colori, cioè proprio zero, zero. Zero? Dai, prova. Non lo so, a un certo punto ho pensato a celeste o verde, però non so perché ho pensato a sti colori. Ok. E sicuramente qualcosa di brillante. Credo che ci siano anche degli Swarovski o pietruzze, ma non so di che colore. Che vi giuro, bendati, la cosa più... cioè che vi fa più pensare è di che cavolo di colore sono. Cioè non ho più l'idea del colore. Nemmeno se la mano destra è uguale di colore alla sinistra.
cioè proprio non ne ho idea. Io sono molto soddisfatta. Perfetto, abbiamo finito. Benedetta ha finito. Oh, io sono super in ansia. Anche io. Comunque è finissimo, questo video lo voglio tipo rifare. Mettetevi piace ed iscrivetevi assolutamente se volete vedere un altro episodio. Queste sono le unghiette. Ok, se vi fatto vedere una sola mano vuol dire che hanno lo stesso colore. Non sono due colori diversi. Vai, giusto. Puoi togliere. Oddio, aspetta, voglio prima sentire la forma. Vai. No, invece no, secondo me è... No, no, vai, vai, vai. Ok, vado, aiuto, raga. Oddio, raga, ci ha beccato. Ma che belle. Ti piacciono? Sì. Raga, ci ha beccato così. Non aspettavo. Calcola che sono troppo cenerentola. Ti piacciono? Sì. Allora, sono stranissime, quadrate. Cioè, sono proprio stranissime, sì. Io non me le faccio mai quadrate. Allora, adesso ci ridire se questa, tu preferisci l'anulare. Ha vinto che... Sembra tipo la ballerina classica. Ti piace? Sì, sì. Questa è stranissima. Questa era la mia preferita. Tardo. Questa qui, quella che mi preoccupava di più, di cui questa? Sono... Quella trasparente sopra, perché praticamente gli abbiamo dovuto togliere la sua unghia naturale. Gliela abbiamo dovuto tagliare. Io avevo un po' percepito che era stata mozzata della mia unghia. Quindi per fare questo effetto trasparente gli abbiamo dovuto togliere l'unghia. Però sono molto contenta. Ti piacciono? Sì, no, ti giuro, questa qua è bellissima. Sei contenta? Sì, yeah. Cioè raga, è troppo strano. Ma poi ho azzeccato il colore. Cioè come ho fatto? Infatti mi hanno detto o blu o verde. Se guardate tutti quanti. Adesso tocca a voi. Dovete decidere se le unghie che ha fatto Deborah e scelto per me a sorpresa sono bocciate. No, sono promosse o bocciate. Quindi fateci sapere nei commenti e vediamo che cosa vincerà. Deborah ancora non può stare. Aiuto! Sotto esame. Io non so nemmeno che faccia e che capelli ho dopo tipo 3 ore di mascherina. Come al solito vi aspetto su Instagram, Facebook, Twitter, il canale dei vlog. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies! See you soon!